Seduta di consiglio comunale all'Aquila, liscia come l'olio questa mattina, con molti punti tecnici e di normale amministrazione all'ordine del giorno. Ma è solo la quiete prima della tempesta. Oggi pomeriggio, infatti, a Villa Gioia verranno a protestare gli assegnatari degli appartamenti post-sismici del progetto Case per dire no, si legge nei loro comunicati stampa, a canoni e bollette troppo cari che non corrispondono ai reali servizi erogati, quasi sempre carenti o assenti. Soprattutto dopo che il sindaco Massimo Cialente ha promesso il pugno di ferro contro i morosi che devono sborsare 6,4 milioni di euro di utenze. E la politica si divide e si lancia reciproche accuse, non avendo però una soluzione da proporre. Il comune dell'Aquila ha preso in carico al proprio patrimonio l'intero progetto Case. Questo è stato un gravissimo errore compiuto da Cialente e dalla sua amministrazione, quando noi avevamo cercato di fargli comprendere che acquisire al patrimonio comunale l'intero progetto Case senza nessuna garanzia da parte dello Stato, e cioè almeno un tempo sufficiente per poter, come dire, ristabilire una condizione di equilibrio fisiologico del bilancio comunale, era un gravissimo errore. C'è un regolamento di condominio dei progetti Case e MAP che non fa distinzione tra morosi, cioè i morosi sono tutti uguali. Per noi invece va fatta una distinzione andando a distinguere appunto i morosi per necessità, come per esempio quelli che nell'ultimo tempo sono stati licenziati, oppure non gli è stato rinnovato un contratto a termine o precario, oppure che hanno subito una grave malattia. Come se ne esce? In questo momento innanzitutto è necessario far fronte alla morosità e quindi procedere al recupero delle somme che il comune deve, e vediamo insomma nel tempo se si riesce a trovare una soluzione intermedia.